simile a decine e decine di altri pupazzi infantili dalla bocca larga, sarebbe stata una vera e propria assurdità. Altro caso mediatico che ha visto coinvolto per anni il TG satirico è stata la guerra contro il programma Affari Tuoi. Striscia sosteneva che il meccanismo del quiz fosse pilotato dagli autori, in modo da agevolare solamente la vittoria di alcuni concorrenti. Poi numerosi servizi da parte del programma, nei quali venivano anche intervistati ex concorrenti di Affari Tuoi a supporto della tesi di Antonio Ricci e soci. Un caso degno di nota è quello sulla puntata di Affari Tuoi del 25 settembre 2004, in cui, secondo Striscia, il concorrente sorteggiato per la Lotteria Italia non era una persona qualunque, ma il fidanzato della produttrice della trasmissione. L'uomo si è aggiudicato la cifra di 20.000 euro, scegliendo alla fine della serata il pacco vincente. La fine di questa guerra mediatica avvenne solo quando Affari Tuoi fu sostituito da un altro quiz serale. Tra le ultime polemiche contro Striscia ci sono state le accuse di body shaming nei confronti della giornalista Giovanna Botteri. In un servizio, infatti, il TG satirico ha mosso una serie di critiche sull'aspetto fisico e sugli abiti della giornalista Giovanna Botteri, corrispondente della RAI dalla Cina. Il mondo del giornalismo, e non solo, si è mosso a difesa della Botteri. E a poco è servito il post social di Michelle Hunziker, che cercava di giustificare il programma. Il non stile di Giovanna ha talmente stile, secondo me, che è proprio inossidabile. Comunque, brutta storia, dai. Tu cosa ne pensi di questa polemica? Io ne penso che, nonostante con loro, insomma, siamo amici da tanto, ogni tanto fanno quelle cose tipo: Miriana, c'ha questo, sei rifatta questo, sei fatta qua, mi viene voglia di chiamarli, ma insomma, ma sono... Insomma, satirici, che devo fare? Le lascio fare, insomma, mi diverto. Certo, infatti... però si proclamano così, quindi in realtà io penso... Ma infatti anche Giovanna poi nella polemica giustamente ha detto: non dobbiamo fare pace perché non abbiamo mai litigato. No, e la satira comunque è sacra. E ripeto, poi il suo non stile ha talmente stile che... Ma infatti che cosa... Giovanna è inossidabile. Ma dopotutto anche le polemiche sono state uno dei motivi di successo del programma. Ma direi che in questo momento storico, oltretutto, stanno sorreggendo gran parte della televisione italiana. Maria, perché lei mi capisce perfettamente, io l'amo. No. Cioè, come dice, senza chissà. Va bene, ok. Non mi fare ridere, che poi divento cattiva nei confronti di qualcun altro. Non posso, io devo essere, come dire, al di sopra delle parti, dai. Ma lo sai, anche specialmente quando ridi. Vero, appunto. Allora, torniamo a te. La tua carriera dopo Striscia ha preso il volo, hai lavorato davvero con dei maestri della TV. E vediamo alcune tappe in questo filmato, poi lo commentiamo insieme. Il debutto televisivo di Miriana Trevisan avviene nel 1991 con il programma culto Non è la Rai. Miriana ha preso parte alle prime tre edizioni del fortunato show creato da Gianni Boncompagni, che la vuole anche in altre sue trasmissioni, come il preserale di Italia 1, Prima Donna, del 1991, condotto da Eva Robbins. O quello che è considerato a tutti gli effetti uno spin-off di Non è la Rai, Bulli e Pupe, andato in onda nell'estate successiva in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Nell'estate del 1994, alcuni mesi dopo l'improvviso abbandono di Non è la Rai, che ha gettato i suoi fan nella disperazione, la ritroviamo al fianco di Red Ronnie nel contenitore musicale di Rai 1 Mi ritorni in mente. A partire dal 26 settembre 1994, Antonio Ricci la sceglie per ricoprire il ruolo di Velina Mora a Striscia la notizia su Canale 5 e subito dopo le fa condurre insieme al Gabibbo Paperissima Sprint. Ma la carriera di Miriana è in grande ascesa e nell'autunno del 1995 è accanto al grande Corrado nella Corrida, Dilettanti allo sbaraglio. L'anno successivo affianca un altro mostro sacro, Raimondo Vianello, nella conduzione di Pressing. Nel 1997 un'altra importante collaborazione. Diventa la valletta di Mike Bongiorno, prendendo parte a ben 5 edizioni della Ruota della Fortuna e ad altrettante edizioni di Bravo Bravissimo e di Viva Napoli. Le esperienze di conduzione televisiva si susseguono,
ma Miriana vuole ampliare le sue competenze aggiungendo anche la recitazione. Così prende parte a un episodio della serie televisiva di Canale 5 Carabinieri e nel 2004 si dedica intensamente al teatro. Dopo la conduzione e la recitazione è la volta della scrittura. Nel 2013, infatti, debutta come scrittrice pubblicando Le fiabe colorate di Miriana, un libro di favole per bambini i cui diritti devolve a Casa Balena, una casa famiglia che aiuta bambini in difficoltà. Nel 2019 pubblica la sua raccolta di racconti La donna bonsai. Senti, hai avuto la fortuna e l'onore, come abbiamo visto nel filmato, di lavorare con tre grandissimi della TV, proprio grandi, Corrado, Mike Buongiorno e l'adorabile Raimondo Vianello. Senti, cosa ti hanno lasciato e che ricordo hai di loro? Va bene, con Mike ho lavorato 5 anni. Di lui è veramente la questione del show must go on, poi non era differente di fronte alle telecamere e senza telecamera. In una cena era uguale, raccontava allo stesso modo e così. Ho sempre avuto il dubbio, però è riuscito a nascondere anche a me, insomma, di questi slogan. Secondo me un po' li preparava. Andavo in camerino io con tutti gli autori, così, con Ciro Pellegrino, andavo di, cosa avete preparato oggi? Pum! Però io ho vissuto un Mike, insomma, che era già avanti nell'età, un Mike con me pare molto dolce, così mi dicevano tutti quanti, vero Margherita? Tutti quanti mi dicevano molto dolce. Margherita, che è fuori dietro le quinte, è una meravigliosa sarta, senza la quale noi saremmo delle povere donne perse, sia chiaro. Per non parlare di Tecla, la mia costumista, senza la quale io sarei un mostriciattoletto. No, perché va detto, stanno dietro le quinte, ma le vogliamo onorare. Sì, a me è uscita proprio distinta. E poi loro le sanno tutte, perché vivono insieme a noi di tutto di più, quindi conoscono noi e i personaggi meglio di noi stesse. E poiché stiamo entrando in intimità di quello che succedeva così, e loro sono state, diciamo, come si dice? Testimoni. Testimoni, grazie. Senti, chi ritieni sia stato il miglior compagno o compagna di viaggio nella tua esperienza lavorativa? Forse come affetto, come persona che ti ascolta così, forse Corrado la moglie. E, però, vabbè, quello che mi hanno potuto donare, regalare, quello che ho visto da Mike Buongiorno e da Raimondo, insomma, non posso dire niente. Però Corrado non so perché, non so se perché è rimasto un mito dentro me, ma era di una dolcezza con tutto lo staff, era così... Non si dimenticava dell'ultimo, era, ecco, con lui le prove devono esserci, la prova era già, con Mike non si facevano prove, si entrava in scena, lui sapeva già come gestire, anzi aveva la lettura di quello che succedeva in studio, cadeva la pigna in testa, perfetto. Ah, Miriana è caduta, ma come? No, cioè, così, and the show must go on. Invece Corrado era proprio... Il costumista che ti faceva il vestito, i capellini, era tutto molto, molto studiato. Vecchia scuola Rai, quella proprio. Sì. Delle prove, del dettaglio, della cura, dello studio. Bellissimo. Lo so. C'è un po' di malinconia. Beh sì, per certa televisione, per certa Rai sì, ve lo dico. Allora, Miriana, il tempo con te sta volando, c'è un piccolo break pubblicitario. Mi aiuti a convincere che poi secondo me non è che devono essere convinti, perché li hai ammaliati. Ovunque voi siate, lasciate il vostro telecomando.